Farad. Il nostro grande amico da deserte città, paura lui non ha. Il vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farad. In un solo anno questa città si è trasformata in un insopportabile paradiso. Che affronto! Il mio palazzo Petroglob, dove ho tramato piani diabolici, è diventato un parco giochi per mocciosi. E quella era la mia piscina personale da cui s'appillava il mio adorato petrolio. Guarda che ne hanno fatto! Un monumento acquatico allo Shariman, il maledettissimo cristallo magico! Uah! Le mega petroliere sono sparite! La gente sorride beata invece di vivere nel terrore come quando ero io a comandare. Io, Rashid al-Wazum, petroliere incallito e spietato tiranno! E ora che succede? Quello è Farad, il principe amato da tutti, il paladino della luce! Lo odio! Ah, quanto lo odio! Vorrei non vederlo più! Principe dei miei stivali! Ma ora basta! Devo uscire di qui e rimettere le cose a posto per riportare il caos, la paura e la sopraffazione! Ah, eccolo! Tu sarai la chiave per la mia libertà! Ah, Sparitilla! Temporilla, nascondilla e una goccia di angostura per rendere un po' più gradevole il sapore. Roventissime sabbie, è fatta, ci siamo! Ali, posso entrare? Ma certo, entra pure Farad, arrivi a proposito. È la tua colazione o l'ultimo ritrovato della tua sapienza? Ah, rispetto, ragazzo, osserva la trasformazione più rapida della storia, dell'alchimia! Non eri mai stato così veloce con l'invisibilla. È davvero prodigioso. Un giro di clessidra per sparire e pochi istanti per riapparire. Niente male per avere 853 anni. Eh? Coraggio, ora prova tu. No, no, non posso, ora devo andare. Ci penso io. Sparito e ora riappari. Fantastico, resterò invisibile per sempre? Un incidente di percorso, che vuoi che sia. Vedrai che è solo una questione di minuti. Vai a farti un giro, io perfeziono la pozione. Oh, Farad! Farad, dove sei? Ah, no, non sono scherzi da farsi. Farad, smettila! Roventi sabbie, basta, falla finita, ho detto! Ciao, Ali, ci vediamo più tardi. Almeno lo spero. Quando lo Shariman ci dà l'energia, anche la semina è una magia. E nelle sabbie più arse del deserto, anche il basilico cresce contento.
Eh? Eh no, Farad! A me proprio non la fai, anche se invisibile resterai! Sono pronti! Caldi, caldi! Quando è che cambierai? Ah, meno male, temevo di restare così per l'intera giornata. Con Ali non si può mai sapere, ti puoi aspettare di tutto. Comunque i tuoi Borek sono sempre più buoni. Sei forte, Ben. Merito dello Shariman, tutto è migliore da quando sei riuscito a ritrovarlo e ci siamo liberati del petrolio. Ah, il merito è stato di tutti, tuo, di Ali, di Tilda. E la tua ombra? A proposito, è da un po' che non la vedo. Sappiamo com'è fatta, non sa stare un minuto con le mani in mano. È meglio che vada a cercarla. Me ne puoi lasciare qualcuno? Ti ho mai detto di no, mio principe? Ero sicuro di trovarti qui, Ombra. È l'ultimo tratto di deserto che sia rimasto. Lo sai quanto mi piace giocare con la sabbia? Fratello, stiamo mettendo su pancetta. La troppa inattività ti sta rammollando. Hai bisogno di fare esercizio. Sai che ti dico? Oggi non ne ho voglia. Anche tu ti stai rammollendo. Siamo come lo specchio l'uno dell'altra. Tu sei la mia ombra. È vero, e sai che ti dico? Da quando lo Shariman ci ha regalato tutto questo paradiso, io non faccio altro che annoiarmi. Non dirmi che ti manca Ego-Kan. Figurati, vivo magnificamente senza quel demone in giro. Più o meno come te che vivi alla grande senza Tilda. Ma che ti stai inventando? Non è vero niente, io e Tilda. Non vi si vede quasi più insieme. Ah beh, forse lei... Ma è che sai com'è fatta? Sempre al lavoro, ormai sono 10 giorni che è chiusa nella sala dello Shariman a fare non so cosa, quindi... Sfido io, che altro dovrebbe fare con un timidone come te? Che non si decide a dirle quello che lei si aspetta che tu le dica. Un momento, secondo te lei... Sì, insomma, a lei piacerebbe che io le dicessi che sono... Coraggio, stupidone, che aspetti? Sveglia! Alla rinascita della luce, il cammino è giunto alla meta. Meta o metà? Scorrettamente indecifrabile. Temo proprio che dovrei cercarti qualcun'altra. Cosa? Vuoi dire che tu... io... Sì, trova qualcun altro che possa decifrare questi caratteri e dia una risposta al mio dubbio. Ah, tutto qui. Beh, sono certo che troverai tutte le risposte che cerchi. Ma forse c'è una domanda che vorresti che io ti facessi e... Farad, sono molto preoccupata. La traduzione del bassorilievo dice che il cammino dell'armonia è giunto alla meta. Ma potrebbe anche significare metà, cioè che è giunto a metà. E poi dice che la corsa del destino riprenderà al 5° giorno della 7ª sfera rossa dopo l'alba della luce. Ma di che cosa stai parlando? Cosa sarebbe questo 5° giorno di non so quale sfera? Non riesco a capire. Il giorno in cui le certezze saranno completamente annullate, in cui la Terra aprirà le sue voragini, in cui il conflitto tornerà a esplodere, in cui il magico scorpione si vedrà capovolto. E quando dovrebbe succedere questo inferno? Se i miei calcoli astronomici sono correttamente esatti, direi oggi. Ah? E questo? È un allarme che ho installato ieri. Lo Shariman sta aumentando di temperatura e oggi ha superato il limite di sicurezza. Limite di sicurezza? Ma non ha alcun senso. Lo Shariman non può essere pericoloso. Sì, lo penso anch'io, a meno che il cammino dell'armonia non sia giunto soltanto a metà. Usciamo di qui!
Crolla tutto! Via, scappiamo! Zie Trivelle, è arrivato il mio momento! Venti sabbie, che spavento! E che scorpacciata! Ma ingurgitato tante foglie di robustilla, potrebbe essere pericoloso, meglio preparare un antidoto! Per tutto il Sahara, che mi sta succedendo? Fermatemi, aiuto! Che botta! Quando per dilettanze, over per doglie, che alcuna virtù nostra comprenda, con ciò sia cosa che... Ma che sto dicendo? Ascalon matul setot, tre civette sul comot! L'ipotenusa è sempre calcolata e i cateti sono molto graziosi, ipoteticamente parlando. Non voglio essere piccolo! Grande, fatemi scendere! Non è così che avevo progettato la mia evasione, ma sono libero! Ali, devi fermarti e aspettare che l'effetto della pozione finisca! Lo so! Non ci riesco! Che facciamo? Dovete fermarmi a tutti i costi! E siccome con le buone maniere non potete fare niente, usate le cattive! Usa l'ombra! E va bene! Per tutte le sabbie del deserto, colpisci! Grazie! Però, per essere una padella è pesante... Credo che per oggi non si mangi. Fortuna che la robustilla dura poco. Ehi, guardate la prigione! Un Rashid! Che profumo! Mi sento come Robin Hood, come Ivano, come... Che cos'è stato? Speriamo che non sia lo sceriffo di Nottingham. Miei piccoli amici, è arrivata la pappa. Avete ripassato la musichetta di ieri, eh? È una sinfonia di Mozart, o si chiamava Mozart. Comunque era questa, eh? La 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 la. Stupidini, ma che fate? Smettetela di beccare le mie scarpe, mangiate le briciole! Un cervo carnivoro! Che maleficio è questo? Oh!
Dobbiamo trovare Rashid a tutti i costi. Ancora non hai capito? Non è di Rashid che ti devi preoccupare. Ah no? E di cosa allora? Dello scorrettissimo cristallo. Non ti permetto di parlare così dello Shariman. Mi dovrai permettere molte cose da questo momento in poi, Farhat, perché il tuo emirato sta andando in pezzi. Tutto questo è opera dello Shariman che ha scorrettamente impazzito. Dovremo spegnerlo. Ti è andato in fumo il cervello o stai scherzando? Papone, scusa, ma proprio non è il momento. Figliola, il tuo papone è in un brutto guaio. C'è un cervo carnivoro. E poi... Parla più forte. Ho paura. Papone, ma che dici? Cerca di calmarti. Papà! Papà, rispondi! Il mio papone non ha mai paura. È successo qualcosa di tremendo. Devo andare. Ti porto io, la volatilla! Oh, non so come farla, il laboratorio è in pezzi. Prendiamo il jet reale, saremo là entro l'alba. D'accordo per il jet, ma vado da sola. Voi restate qui a controllare lo Shariman. E cercate di riprendere Rashid. Sì, va bene. Ma appena arrivi, chiama. Se la nuova ricchezza è quello stramaledetto cristallo, sarò io a possederlo. E allora dovranno strisciare e chiedermi perdono. Perdono che naturalmente non concederò. Il mio buon vecchio petrocopter, mitragliatrici, cannoncini, lanciarazzi e per non sbagliarci sparo a laser. E ora obiettivo Shariman. Forse dovremmo riposarci un po'. No, Rashid in libertà è una minaccia per tutti. Antitaro! Sta andando verso il palazzo dello Shariman! Meraviglioso! Tu sei meraviglioso! Come ho fatto a sprecare i migliori anni sguazzando in quel putrido, viscido, bituminoso petrolio? Sei tu la ricchezza, la fonte di ogni potere! È il suo elicottero. Lui deve essere dentro. Andiamo! Lo Shariman è ancora al suo posto, ma dov'è Rashid? Non preoccuparti, papone. La tua Tilda ti troverà. È tutto distrutto. Ho perso tutto. Tu sei il ladro! Ah, vuoi giocare a guardie e ladri? Pronto! Oh, bravo, bella mira! Che fai, piccolo delinquente? Ma no, stavamo solo giocando. Mi permetta di aiutarla a attraversare la strada. Non si azzardi ad avvicinarsi, mentecatto! Complimenti, che energia! Ha ragione, mia cara. Anch'io mi sento pieno di energia. Tutto merito del nostro amato Shariman. E sì, è cominciata una nuova vita. Trallallà, trallallero. Quanto è bello sentirsi sereno. Borsa e il telefono di Papone. Che scorretta diavoleria è questa? Oh.
Eppure si è allontanato a piedi. Che mi venga un'indigestione, quello è Rashid. Ma guarda, sembra un bambino l'ultimo giorno di scuola. Meglio non fidarci, è di certo uno dei suoi sporchi trucchi. Fermati, Rashid, dobbiamo riportarti in prigione. Prigione? Eccellente idea. Ma perché in prigione? Mi piace così tanto l'aria aperta. Guarda che non ci incanti, devi scontare le tue malefatte. Ah, beh, se ho commesso qualcosa che non va, è giusto che paghi. D'accordo, miei cari, vado dritto in prigione senza indugi. Ombra, anche tu in prigione? Bene, ci faremo compagnia. Ragazzi, una prigione senza mura, che prigione è? Bisogna rimediare. Strano, tutto questo è davvero strano. Sì, infatti, fin troppo strano. Papà! Sei vivo! Papà, ti prego, rispondi! Non preoccuparti, ci sono qua io. Andrà tutto bene. Scorrettamente succedendo, non capisco! Ha mangiato tutto e con molto appetito. Eppure è come se non ci fosse. Ma i dottori che cosa hanno detto? Beh, hanno usato tanti correttissimi paroloni, ma non sanno che pesci prendere. Io comunque non mollo. Troverò un modo per risvegliare papà. Come dice Nigel, se c'è un modo per risolvere un problema, la mia Tilda lo trova sicuramente. Lo troverò. Devo assolutamente farcela. Papà mi ha chiamato quando ha scoperto quello scorrettissimo vortice oscuro. È evidente che è rimasto come stregato da quel buco nero. Sì, stregato. È il termine correttamente adatto, perché quell'incredibile buco era come un varco esoterico. Un orco emisferico? Nessun orco, signora Smith. Un varco, una porta, un'entrata magica. Una cosa che i dottori non possono capire. E forse neanch'io. No, niente da fare. Signora Smith, posso affidarle papà per un paio di giorni? Certo, figliola. Ma dove stai andando? A Oxford, alla mia università. Sono sicura che là posso trovare qualche risposta. Stiamo aspettando i giardinieri per liberare la pista. Quelle piante laggiù sono cresciute nell'ultima mezz'ora. A che dobbiamo questo inaspettato ritorno? Buongiorno, Miss Keel. Spero non le dispiaccia se qualche volta vengo a far visita alla mia vecchia università. Qualche volta? Dica piuttosto quasi mai. Da più di un anno non la si vede in facoltà, ma che cosa fa? È sempre persa dietro a quel suo sciocco cristallo? Non sono qui per lo Shariman, sono venuta per uno scorrettissimo problema di mio padre. Lasci quel cavernicolo fuori da qui, è anche colpa sua se lei ha gettato le ortiche la sua carriera, ma è acqua passata, me ne infischio. Meglio così, ognuno per la sua correttissima strada. Esatto. Lei a inseguire i suoi bizzarri studi e Oxford a coltivare un genio ben più prodigioso. Non mi dica. Avete trovato un sostituto. Una sostituta? Una studentessa unica al mondo, strappata all'università Lomonosov di Mosca e ora qui a riportare il nostro college in vetta alle classifiche mondiali. E come si chiama questo fenomeno che viene dall'est? Laila Dianoman... Diamuzan, Laila, Diamujanisco, no, Skaronsko, Niska, ah, nome impossibile, ma poco importa. Ovviamente non gliela presento, la dottoressa Diamuzan, insomma, Laila è impegnatissima, le sto portando questi libri e lei non si azzardi a seguirmi.
Deve impegnarsi di più, dottoressa Diamo. Diamo. Insomma, Laila, il ministero attende le tesi sull'accelerazione dei protoni eccentrici. Rispetti le consegne o lavorerà durante le vacanze. Quali vacanze? La Kiol non ha mai concesso vacanze. Che aspetti a mandare al diavolo quella scorrettissima negriera? Oh. Anche con me faceva lo stesso, sai? Per lei nulla era mai abbastanza, mi teneva sempre sulla corda. O almeno ci provava. Ma tu sei Tilda, la mitica, incredibile, insuperabile Super Swanson. Super cosa? Ma a chi diavolo è venuto in mente di chiamarmi in questo modo? Dai, non fare finta di niente. Tu sei grande mito di questo college. Ma veramente non è che abbia poi combinato molto qua dentro? A parte far disperare la scorrettissima Kiol. Ci riuscissi io. Ma sono troppo timida. Quando non resisto più mi butto i miei libri, le mie piccole traduzioni del babilonese. Oh? Ami anche tu le lettere antiche. E non mi dire che hai correttamente tradotto il canto del leone di Amurash. Rimuat nu tiamat, shingurayna waitan, esibie wanaitun. Dopo 5.000 anni sono versi ancora così carasciò, che vuol dire fico, bello, raina, rimukuski, e viai tu. Pensa che la notte sogno in sanscrito. In sanscrito io faccio lista spesa e quando dormo vedo davanti a me danza di equazioni tensoriali. Ma è un incubo. No, mi rilassano tanto. Poi mi sveglio e su equazioni metto parole, compongo testi per simpatico gruppo Grave Rock di Epping Forest è qui vicino. E Epping Forest? Ma allora tu sei il correttissimo paroliere dell'ultimo album Le Lapidi Urlanti! Ah! Sei grande, un vero genio! Ma le lapidi, scusa se io ti dico, sono morte, eh? Il futuro adesso sono le salme putrescenti. Ecco, tu ascolti. Wow, agghiaccianti! Anzi, proprio carasciò! Parlami di quel cristallo che hai recuperato, lo Shariman. Che ne sai tu? La scorrettissima Kiol ti ha detto qualcosa? No, per lei lo Shariman è patacca, bufala. Ma io conosco il mito dello scorpione di luce da molto tempo. Ne ho seguito le tracce su papiri, bassorilievi, tavolette. Di che materiale è fatto? È vero che produce energia? Quanta? Calma, una cosa per volta. Prima di tutto lo Shariman non l'ho recuperato da sola. È stato il lavoro di un bel gruppo affiatato. Da dove viene quel cristallo? Chi lo ha creato e quando? Ecco qua che la mitica Swanson si rivela non così super come immagini. Ci sono soltanto fantasiose leggende sull'origine del magico scorpione. Niente che abbia un vero fondamento scientifico. Il cristallo resta un mistero sotto tutti gli aspetti. È andato fuori controllo, produce troppa energia, non possiamo sfruttarla. Saremo costretti a spegnerlo anche se non sappiamo ancora come. Ti capisco. E sei tornata qui per trovare il modo per farlo? Oh no, sono qui per aiutare mio padre. Dove siamo? Mai stata qui prima d'ora. È un'ala segreta dell'antico chiostro. L'hanno riaperta un paio di mesi fa, dopo che ho individuato io l'entrata nascosta, traducendo una vecchia mappa del 400. È l'antica biblioteca esoterica di Mastro Connelly. Il famigerato rettore nero del Medioevo, condannato per eresia, stregoneria, sortilegio e chissà quali altre accuse. Correttamente eccitante! Se è davvero una forza oscura, quella che ha colpito tuo padre, sei nel posto giusto per scoprirlo. Questi libri non parlano d'altro. Rabba Maula, di luce et tenebra, trattato dei mondi arcani. Cioè il libro della tenebra profonda, sì, siamo proprio sulla buona strada. Signore! No! Siamo a Oxford, signore. La sua destinazione. Ho terminato.
eliminato le dannate tesi per la Kiol. Per ora mi lascerai in pace. Andremo nella biblioteca di Connelly e scannerizzeremo quello che ti serve. Grazie, Laila. Grazie a te. Da sempre cerco un'amica che non mi tratti come una bestia rara. Dai compagni ho sempre solo ricevuto scherzi e sarcasmo. Quanto ti capisco. Fortuna che Papone mi ha insegnato presto a farmi rispettare. E da allora nessuno mi ha più chiamato secchiona. Posso sedermi con voi per fare due chiacchiere? Ma l'ombra parla. Anche tu parli e io non lo trovo affatto strano. Ti presento uno di quel gruppo affiatato di cui parlavo. Come sta Nigel? È come sospeso, assente, sonnambulo. Ho tanta paura che non torni più in sé. No, vedrai che presto si rimetterà. È forte come una quercia. Ti presento Laila, un'amica molto in gamba, e lui è Farad. Praticamente è il capo del gruppo affiatato. Eccolo qui, in persona. Il famoso principe arabo. Anche lui è un vero mito qui al college. E lo Shariman va peggio, eh? Avevi ragione tu. Dobbiamo assolutamente spegnerlo. Ho discusso con Laila di tutto quello che sta succedendo. Dello Shariman che emette troppa luce. E di quella strana manifestazione che ha sconvolto mio padre. Una cosa oscura, scorrettamente troppo oscura. Pensate di scoprire in questi libri un nesso fra i due fenomeni? Già, ma abbiamo poco tempo e qui c'è tanto di quel materiale. È tutto da tradurre. Forse dovremmo... Lasciarci guidare dall'istinto. Alfabeto sconosciuto. C'è solo un appunto scritto a mano qui che posso leggere. Gosonad Perimine. È tardo aramaico. Quella frase vuol dire il libro degli opposti. Mai sentito prima. Gli opposti? Che cosa saranno mai? Qui c'è un disegno che ritrae una specie di buco oscuro come quello che hai descritto. Queste lettere... Farad, dimmi che stai bene. Sì, sì, ma guarda il libro. Le pagine sono scorrettamente in bianco. Ecco le lettere, sono tutte là. Nel college è severamente proibito correre. Sarà meglio rompere la regola. Tieni dita. Anche voi qui? Ma cosa? Ma che sta succedendo? Qualcosa, una forza magica sta strappando le lettere da tutti i libri. Miliardi di lettere da tantissimi libri. Che avete combinato dentro la biblioteca segreta? Che demonio avete scatenato? Non cerchiamo colpevoli ora, cerchiamo soluzioni. I libri! Bisogna rimettere le lettere dentro ai libri! Certo, facciamo ordine! Aiutatemi! Rientrate nei libri, siete proprietà del college! È un ordine! Obbedite! Ah!
l'alfabeto delle lettere è una scorretta cacofonia, è il caos! Allora dobbiamo cercare di riportare armonia. Il coro! Il coro della facoltà! Tutti i membri del coro all'aula magna! Subito! Ma che vuole fare? Non lo so, corri! Dai, sbrighiamoci! Svelto! Un pezzo barocco! Il tema più canonico e ordinato che hai in repertorio! Pronti, ragazzi? Sì! Pronti! Avanti, su con la voce! Devono sentirvi da fuori! Aiuto, cambiamo! Sembra che funzioni. L'ordine della musica le sta riorganizzando. Su, bene! Oh. Quando ti saresti deciso a chiedermi aiuto. È il momento di fare lo spiritoso. Aiutami senza tante storie. Laila! Non ce la facevo più, soffocavo. La situazione sta precipitando. Poverine, prima se ne stavano belle, tranquille e ordinate nei loro libri. E ora si sentono sole e perse. Secondo te che cosa potrebbero volere? Forse vogliono solo essere confortate, coccolate. Magari chiamate una per una. M, tu, P, H, S. Ciao, mie bellissime lettere. Bene, ora chiamiamo tutte le altre. U, 7, X, W, G, A, N, I, 3, G, A. Jim, Jim. Adesso, tutte quante piccoline. Tutte quante a nanna. E ora, una delle più grandi biblioteche del mondo andata in fumo in pochi minuti. È un disastro senza precedenti. Ah no, le letterine stanno solo riposando, poi le riporto tutte a casa. I libri, eh? Raccogliete i libri, ritrovateli tutti. Sveglia e vediamo chi arriva prima alla propria pagina. Questa sembra risolta, ma tutto il resto... Forse sono questi i mondi opposti cui accennava quel libro che hai preso prima. Sì, credevamo che fosse tutto sistemato con lo Shariman, ma invece dobbiamo ripartire da zero. Ma no, non da zero, da Silvermore, da mio padre, dallo Shariman. E con una in più nel team. Vuoi dire che... Una in gamba come te ci farebbe correttamente comodo in questo momento, sempre che ti vada bene. Ah! Ah! Vado a fare subito i bagagli! La dottoressa Diamantin, insomma, Laila, dove diavolo sta correndo? A fare le valigie, viene con noi. Ci aspetta una missione mega rischiosa. Eh? Sì,
si può sapere chi è? L'ombra di Farad è sempre un po' giocherellona, molto simpatica. Non ha mai posti chiusi e diciamo che non ha troppi problemi a sporcarsi di fuligine. Questo non sapevo. Non è per niente, caro Shou. Dove le hai prese? Sono avanzate dalla tempesta di lettere che abbiamo affrontato nella biblioteca di Oxford. Era meglio consegnarle in biblioteca, allora. Vabbè, Ombra dice che erano caratteri sbagliati, degli errori di stampa. Ma è del tutto scorretto. Il valore storico di un libro antico sta anche negli errori. Sì, d'accordo. Adesso però leggi qui. Adlit. Non capisco, che significa? È l'anagramma del tuo nome, Tilda. Cara Shaw, divertente, fa provare anche a me. Farad Taraf, da oggi ti chiamerò così, Principe Taraf. E tu invece saresti Alial. E Ombra te lo immagini. Armo, presto, c'è qualcuno dal nome impossibile sopra il treno. Tariman? Shariman? E l'anagramma di Shariman è... Namirash. Oh, addio sole. Che freddo, il sole è scomparso in un attimo. Già. Shariman. È tornato il sole. Visto che coincidenza. Oh! Silvermore, siamo arrivati. Da qui dobbiamo proseguire a piedi. Presto! Presto! Allontanatevi tutti verso il deserto! Libera, ci siamo! Dire che non abbia fegato quel trivellatore da strapazzo. Purché lo Shariman non glielo frigga il fegato quando si avvicina. Insopportabile! Questo posto fa venire i brividi. Sì, tutto è Amurak, paurosamente Amurak. Brutto, molto brutto. Per tornare indietro, dobbiamo passare da lì. Sarà meglio tenerci per mano. Ci ha attirati.
Stai attento. Sembra vivo come un organismo, ma allo stesso tempo è vuoto, assolutamente vuoto. Ce l'ha fatta! Brutto scherzo! Dobbiamo immediatamente avvertire Farhad. Sì, ma come? Ecco quel che ci vuole. Non stai esagerando, forse? Per ottenere la volatilla non si esagera mai. Avviati pure. Io ti raggiungo con calma. Non avvicinarti troppo e non guardare dentro il buco. Tranquilla, non mi accadrà niente. Ti sei fatto male? Ma che cos'è? Ali! Scherzi da scorpione. Che cosa? Uno scorpione? Salve! Dritto sul bersaglio, Dobbiamo anche rianimarlo. Laila, respirazione bocca a bocca? E così ho fatto più in fretta che ho potuto e... Roventi sabbie! Che hai da fissarmi in quel modo? Io non avevo mai visto un animale che parla, mai? Io parlo, distillo, combatto e sono anche un ottimo ballerino! Lala. Ok, sabato prossimo ti porteremo in discoteca. Ora spiegati meglio. Hai detto che pochi minuti fa finalmente lo Shariman si è raffreddato. Proprio nel momento in cui il buco nero che ci stava risucchiando si è fermato. Molto carascio. Ma come parla? Chi è? Laila Diamuyaniskova, il nostro nuovo acquisto. Diamuya... che cosa? Chiamami Laila. Cos'è? Un'altra saputella o mi sbaglio? Non farci caso, all'inizio fa sempre così, poi col tempo peggiora. Comunque Laila ha ragione, il buco nero e lo Shariman hanno manifestazioni che sembrano collegate fra loro. Ma certo, correttamente plausibile. Proventissime sabbie, allora ci muoviamo o no? Qui per il momento non possiamo fare niente, quindi è meglio tornare nell'Emirato. Finalmente tutti a bordo! Tu attenta a non pestarmi le chele. Forma inconsueta, ma svelti! A bordo! Così prendiamo il volo, va bene, ma poi per atterrare? Vedremo, mi inventerò qualcosa sul momento. Incredibile, sta funzionando come un catalizzatore. Il cristallo sta scaricando l'energia in eccesso sul povero Rashid. D'accordo, sapientona. Ora però spiegaci come facciamo a tirarlo giù di lì. Purtroppo non lo sappiamo e non sappiamo nemmeno quanto potrà resistere. Chiedo scusa, posso parlarvi un momento di questo problema? Però non mi fissate in quel modo o non riesco a parlare. E poi tutta questa luce mi fa male agli occhi. In fondo sono una ragazza del nord. Voi due cascamorti, sveglia! Riflettevamo sul da farsi. Giusto, andiamo a raccogliere le idee in un posto un po' più tranquillo. Ricapitoliamo. In questi ultimi giorni abbiamo assistito a molti eventi inspiegabili. Sì, lo Shariman che va fuori controllo, la tempesta di lettere nella biblioteca di Oxford e quella oscura e spaventosa voragine nella foresta di Silverwood. Eventi collegati fra loro da varie coincidenze, come quella strana scritta Namirash. Al momento è solo un anagramma, la parola Shariman scritta al contrario. Può essere un indizio. Sì, è vero, ma ho già consultato il Koala Computer e digitando Namirash non si trova. Sei sicura? Forse non hai cercato nel posto giusto. Tempo fa, facendo una ricerca sulla civiltà paleoarcadica... Paleo che? Ho trovato notizia di un testo antichissimo, forse il libro più antico del mondo, il Canone dei Guardiani. Che nome strano, io non l'ho mai sentito. Oh, ci ho messo anni per accertare che non fosse solo una leggenda, ma ne ho trovato corrispondenza in vari testi, che ho tradotto io per la prima volta. Molto, molto, cara Sho. Il Canone era una specie di trattato, sì, insomma, un manuale della luce e della tenebra. E dove possiamo trovarlo? È questo il punto. Purtroppo se ne è perso ogni traccia.
Ma una cosa sono riuscita a scoprirla. Il canone dei guardiani proveniva sicuramente da un luogo chiamato Ashtarak. Ashtarak? Vediamo. È una valle leggendaria in una zona non meglio identificata della Mesopotamia. Scorrettamente scorretto? Non risulta da nessunissima parte. Ne sa più di te questa ragazza. Beh, meglio così, non ti sembra? Però anche noi serviamo ancora a qualcosa. Come si chiama questo posto? Ashtarak. Ashtarak. Vediamo. Ti dice qualcosa, Ali? Forse. Ma per essere sicuro ho bisogno di un pizzico di ricordilla. Ma dove l'ho messa? Non me lo ricordo. Eccola! Ah! 730 anni fa prestai soccorso ai pochi superstiti di una carovana che si era persa nel deserto di Usman Shan, altrimenti detto deserto dei mille miraggi. Il capo carovana, ormai allo stremo delle forze, mi sussurrò un nome: Ashtarak. Deserto dei mille miraggi, trovato! Usman Shan! Laila, sei stata grande! Ah sì? E io allora? Siete stati tutti bravissimi! Partiamo subito! Se non è un miraggio è... Ashtarak! Sì, potrebbe essere! Forza, ragazzi! È impossibile arrampicarci. Ali, datti da fare, inventa qualcosa, forza! Ai tuoi ordini, amato principe. Sarà un gioco da ragazzi. A tutta appiccicatilla! Rovente, brucio! L'appiccicatilla lo tiene attaccato alla roccia. Brucio! Togli lo scorpione dalla brace e poi ripassalo in padella e freddalo. Questa parete sembra creata apposta per tenere lontano gli intrusi. Non possiamo rinunciare. Ombra, cerca un varco! Niente da fare! È completamente liscia! Aspetta! Forse ho trovato! È scomparso! È rovente! Attaccatevi a me, svelti! Per un pelo! Ashtarak, la valle perduta! Correttamente fantastico! Karashu! Laila, aspetta! Tilda, guarda! Il passaggio è libero! Allora, come sta? Sono lettere. Forse il più antico alfabeto che sia mai stato inventato. Un intero alfabeto inciso su queste enormi rocce. Magari era una scuola all'aperto. È molto di più.
Su ogni monolito ci sono incise delle scritte, ma è il canone dei guardiani. Allora è meglio che ci diamo da fare. Il tempo sta cambiando di nuovo. Dovrò usare il koala scanner. Con questo posso copiare le iscrizioni e riportarle sul computer, così le potremo studiare con calma. Ben, dentro al mio zaino c'è una macchina fotografica. Fotografa tutti i monoliti e le scritte. Ci sono scritte anche sul retro. Fotografa anche quelle, Ben. Scorrettamente gelido. Tilda, sto morendo di freddo, è incredibile. Eppure c'è ancora il sole. Ben, come va? Ben! Ciao, lo sai che mi hai salvato la vita? Carasho. Carasho. Aiuto! Laila, lo scanner! Tiratemi fuori! Vieni qui, subito! Le hai copiate tutte? Ne ho mancati due! Speriamo che sia sufficiente! Luce e tenebra! È questo il luogo! Luce e tenebra si inseguono, si uniscono e si respingono dal tempo e dei tempi senza più trovare la giusta armonia. Qualcosa mi dice che non è il caso di stare qui ad aspettare! Ben, sta arrivando! Siamo in trappola! Di qua, presto! Non ce la faremo mai! Ombra, facci uscire da qui! Come non so, ma facci uscire! Tutti insieme! È stata scorrettamente dura, ma qui dentro abbiamo copiato una buona parte del correttissimo canone dei guardiani. Caro Shu, non vedo l'ora di scoprirne il segreto. Roventi, sabbie, non dia fuoco, la mia pancia è molto delicata, mica è una padella da Borek. Padella in mano a buon cuoco sfida qualunque fuoco, le mie dita non c'entrano, vecchio brontolone, è il tuo unguento che brucia. Devi avere pazienza, Lisayed, ti sei procurato una brutta ustione, nonostante la tua fama di coriaceo scorpione del deserto. Lo puoi ben dire, ragazzo mio, anche una lucertola ci avrebbe lasciato le cuoia su quelle rocce infuocate. Tutto bene, immagino. È stata un'avventura movimentata, ma finalmente abbiamo in mano il famoso codice dei guardiani, o mi sbaglio? Beh, per il momento ci stiamo correttamente lavorando. Più tardi vi faremo sapere. Allora, qual è la brutta notizia?
direi che è scorrettamente brutta, ma dura da interpretare. Di cosa parla questo codice? Di pozioni, magie, mostra di segni dei grandi monoliti di pietra di Ashtarak? Cabale segreti o cosa? Accontentati delle nostre foto. Il codice dei guardiani è probabilmente il primo libro mai scritto al mondo e venne inciso su grandi stele di pietra. Avete tradotto qualcosa da quel guazzabuglio? Decifrando vari frammenti abbiamo ottenuto un primo quadro d'insieme. I guardiani erano un gruppo di uomini saggi e illuminati, destinati ad una grande missione. Non erano della stessa stirpe. Provenivano da angoli diversi del mondo, ma tutti si dedicavano alla meditazione e alla magia. Questi illuminati un giorno sentirono risuonare un richiamo profondo. Videro segni magici e sorprendenti e seppero interpretarli. Compresero che erano stati chiamati magicamente a lasciare tutto per intraprendere un lungo viaggio che li avrebbe portati proprio qui per riunire in armonia le forze arcane del mondo, luce e tenebra, e governarle attraverso due cristalli magici a forma di scorpione, lo Shariman e il Namirash. Ah? Ci sono due scorpioni, due cristalli? Correttamente corretto. Noi non lo sapevamo, ma c'è uno scorpione di luce e uno di tenebra. Questo perché nel mondo ci sono due forze contrapposte e i guardiani volevano mantenerle in equilibrio. Che pretesa assurda, è impossibile. Che razza di equilibrio ci può essere fra il bene e il male? La tenebra va sconfitta e basta. Serve altro, il lato oscuro bisogna... combatterlo, nient'altro. È così da sempre, ci siamo noi e c'è il nemico. E quando è il momento, si attacca a testa bassa. Già, a testa bassa e occhi chiusi, senza riflettere, per non capire e non vedere. Lasciamo stare i discorsi complicati. Pensiamo al Namirash. Bisogna scovarlo e bloccare in tempo le sue manifestazioni oscure. Il problema è dove cercarlo. Avete qualche indizio? Tu non sai. Ho tradotto un altro frammento. Dice che un giorno la magica armonia creata dai guardiani venne rotta. Oh, brava! Sì, l'importante è andare avanti. Per millenni luce e tenebra sono rimaste separate e in conflitto, fino a che un giorno il predestinato non ha ritrovato lo Shariman. E da qualche parte, ovunque sia finito, il Namirash, lo scorpione nero, si è risvegliato. Correttamente esatto, come avevo già detto io prima di te. Poco importa se l'ha detto prima una o l'altra, che dobbiamo fare? Salvare Rashid innanzitutto. Sì, va bene, ma come? Molto Urak! Questo uomo sta assorbendo l'energia in eccesso dello Shariman. Come può resistere? Lo scopriremo mettendoci al lavoro. Tocca a noi, Layla. Pronto, Tilda? Sono la signora Smith. Si tratta di Nigel, tuo padre. Che guai! È di nuovo scomparso. Era qui con me. Improvvisamente si è alzato ed è uscito. Ho provato a fermarlo, ma lo sai bene, non ascolta, non risponde, è assente. Che cosa devo fare? Chiami la polizia, signora Smith. Si sbrighi, lo faccia cercare subito. Io vedo che cosa posso fare. Sì, sì, mi tenga al corrente, mi raccomando. Devo partire. Se papà torna a Silvermoor, la polizia non lo troverà mai in quella foresta scorrettamente malefica. Vorrei aiutarti, ma le pozioni di volo sono esaurite. Ho messo a macerare le nuove. Ci vorrà ancora un giorno, o forse due. Il jet reale è sempre a tua disposizione. Ci mette troppe ore da qui all'Inghilterra. C'è un altro modo per andare. Avrei bisogno di una parabolica, una console da videogioco e un computer potente. Che c'è? Non si può? Sì, immagino di sì, ma... che ci vuoi fare? Alla facoltà di Mosca mi divertivo a fare viaggi virtuali attraverso i satelliti militari abbandonati in orbita. Viaggi virtuosi? Attraverso quali satelliti? La Luna per caso? No, Ali, i satelliti di cui parla Layla sono macchine lanciate nello spazio dall'uomo. Ma siamo sicuri che questo funziona come antenna? Sì, sicurissimi, funziona. Altro che... Allora metti questi e tieniti pronta. Inseriamo le coordinate esatte di casa di Tilda in Inghilterra. Di Silvermoor, le coordinate della foresta. Va bene, ora si tratta solo di inviare la tua immagine a Sasha Alpha 24 e da lì giù di nuovo verso l'Inghilterra. Sasha, però, bel nome per uno spione spaziale. Roventi sabbie, ma che diavolo stanno combinando? Chi le capisce queste due? È sorprendente, guarda. Ah,
pazzesco! Sono proprio a Silvermoor! Ma è impazzita! Papà, no! Fermati! Te lo chiedo io! Tilda, tua figlia! Oh, papà, ascoltami! Devi risvegliarti! Devi reagire! Fermati! Papà, per l'ultima volta guardami! Sono Tilda, la tua bambina, la tua adorata figlia! Sono qui per aiutarti! Fermati, ti supplico! Oh, oh, il buco nero! Come vivo? No! 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 Indietro! Aiuto! No! No! Oh, aiuto! Aiuto! Sì, respira! È ancora vivo! Mrak, Sasha non risponde più ormai, collegamento saltato. Non importa, è stato correttamente fantastico. Ho trovato Papone, ero lì con lui e credo di averlo salvato. Stava arrivando qualcuno. Sì, davvero, l'hanno ritrovato. È sempre incosciente, ma sta bene. Sì, sono correttissimamente contenta. Ci sentiamo presto, signora Smith. Povero Papone. Grazie, Laila. Ma ora pensiamo a quello. Ombra, con me. Sì. Sei pronto? Sì. Avanti! Entra! Coraggio! Afferra Rashid! Se posso! Ma certo che possiamo! Manca solo un soffio! Prendigli le mani! E ora fuori! Sta di nuovo riscaldandosi! Portiamo Rashid fuori di qui! Sì! Vuoi sostenere nella tenda beduina, devi posare il sedere. Ben detto, vecchio mio. Con questo calore infernale, una tenda da deserto e un ottimo tè ti salvano la vita. Ehi, non dimenticare la mia rinvenilla che ti ha rimesso in piedi in 448. Vero, ti sarò per sempre debitore, Ali Sayed. Cosa ricordi degli ultimi giorni? Entravo nel palazzo con la mia tuta termica e poi il vuoto, più nulla. A parte la scorretta amnesia, non sembra aver subito alcun danno. La sua resistenza all'enorme energia di luce è stata davvero carascio. Rashid in passato è stato molto tempo uomo di tenebra. Questo deve averlo in parte immunizzato dall'eccesso di luce. Roventi, sabbie, tante chiacchiere, ma non abbiamo risolto ancora nulla. Correttamente esatto. Per questo Laila e io abbiamo proseguito nella traduzione del canone e abbiamo scoperto qualcosa. Ora sappiamo come i guardiani hanno creato i due scorpioni. Anche se sembra incredibile, hanno usato sabbia. Ricordate che provenivano da quattro angoli del mondo? Avevano portato con sé sabbie particolari, raccolte in luoghi remotissimi, con le tecniche magiche che ancora non comprendiamo.
li avevano irradiate di energie arcane cosmiche, trasformandole nei due cristalli. La collega ha esposto correttamente i fatti. Ora dobbiamo trarne le conseguenze. Per disattivare la catastrofe in atto, dobbiamo ora compiere all'inverso la magia dei guardiani. Dobbiamo riportare il magico scorpione da cristallo a sabbia. Controlla la posizione della schermatura. Deve essere correttamente corretta al millimetro. Perfetto, lo specchio 5 è schermato. Ricevuto, specchio 5 schermato e collegato. Batteria specchi pronta. Passiamo alla fase 2. Specchio 1 in posizione, pronto. Posizionare specchi 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4 e 5, pronti. Accensione. Se i calcoli sono correttamente giusti, gli specchi dovrebbero colpire lo Shariman con la sua stessa energia e neutralizzarlo. Sta funzionando. Oh! Raddoppiamo lo spessore di tutti gli specchi. Tanto non abbiamo niente da perdere. Molto bracca. Ho visto una grande fiammata. Gente del nord poco abituata alle alte temperature. Vado io! Se lo scorpione fa il pavone, rischia di brutto una vera ustione. Ben, pensa tu a Laila. Ascoltate, nel canone dei guardiani c'è scritto che lo Shariman e il Namirash furono creati con le sabbie più pure del deserto. Giusto, è corretto. Vorrei solo fare un tentativo. Sei tu il capo qui? Sabbia, sabbia purissima. No, aspetta! Non così direttamente. Spargi la sabbia sugli specchi. Almeno su quello che resta di loro. L'abbiamo fatta! Ma il merito è di Farhat! Beh, è stata soltanto fortuna. Coraggio, campione! Tocca a te raccogliere la polvere. È giusto, sei tu il custode dello Shariman. E ora che cosa ne facciamo? Torniamo a Silvermoor. Forse la polvere di Shariman ci aiuterà a scoprire il segreto di quel buco nero e magari ci servirà anche ad aiutare tuo padre. Ora riconosco il mio unico fantastico correttissimo Farhat! Oh! Beh, o almeno credo. Non mi ha nemmeno riconosciuto. Guardalo, se ne sta lì senza muoversi, lui che non stava fermo un momento. Non posso crederci. È uno stato di trance profondo, sicuramente generato dalla sua esposizione alle forze di tenebra.
Questo no, questo non serve, e nemmeno questo, come non detto, ma ci dovrà pure essere qualcosa che... Eccolo qui, ci siamo! Pozzi e trivelle, fa al caso mio! E funziona anche! Per tutte le sabbie mobili, un elefante! Ci siamo, sì, siamo a cavallo! Ora ti dimostrerò che anche con un po' di tecnica e di intuizione si possono fare autentici prodigi. Osserva e ammira. Sì, beh, e allora? Basterà dargli una spintina all'inizio e poi si muoverà da sola motu proprio. Moto che? Si muove per inerzia. Sì, va bene, ma a che serve, me lo dici? È una sonda. L'ho costruita con un po' di cianfrusaglie trovate qua e là. La getterò all'interno del buco nero per studiarne la struttura molecolare. Dov'è Tilda? Io non posso venire con voi. Devo restare con Papone. Quando chiuderete il buco nero, io dovrò essere lì con lui. Ve la caverete correttissimamente bene. Laila sa cosa fare. Non è vero? Mm-hmm. Ci mancherai, Tilda. Fate nero il buco nero. Buona fortuna! E adesso da che parte andiamo? Dividiamoci. Ben, tu resta qui, farai da staffetta. I primi che scoprono qualcosa avvertono gli altri. Io vengo con te. No, aiuto! La terra mi sta inghiottendo! Ehi, così mi prude anche il naso! Su con le gambe, ciccione! Non potremmo usare una delle tue pozioni! Non potresti dimagrire un po', invece? Bollenti sabbie, ma che succede? Molto spiritoso! Che cosa hai usato? La farfalilla? Ne dai un po' anche a me, così mi muovo leggero? Ma che fai? Dove vai? Aiuto! Spero che la pozione finisca di colpo e tu faccia un bel volo! Guarda che tipo, piantarmi in asso così. Comunque, meglio solo che accompagnato da uno scorpione dispettoso. Mrok, la caviglia! Me lo sono storta! Ai, che male! Aspetta! Siediti. Fammi vedere. Ti faccio male? Non lì, qui. Credo che sia molto grave. Oh. C'è solo una cura per farlo guarire. Io... Oh! Sei impazzito, Farad! Non ho fatto niente! È stato il ramo a colpirti! Non ti credevo capace di una cosa simile! Se non ti piaccio, potevi dirmelo! Oh. Laila, aspetta! Non ti sto prendendo in giro! Credimi, io non potrei mai fare una cosa... Oh! Sbrighiamoci, sta succedendo qualcosa che non capisco. Forse anche questo è opera del buco nero. Ben, aiutami! Certo, eccomi, volo! Che fame, che fame, che fame! Eh? Oh! Oh! Che meraviglia! Lamponi, more, fragole, ribes! E tutto in un unico cespuglio, incredibile! E nessuno scorpione in vista! Squisita! In fondo, la pausa pranzo è un diritto! Che buone! Aiuto! Maledizione, non ci riesco! Attento! Ombra!
Eccomi, fratello, ci penso io! Hanno tolto il sole! No! Mi dispiace! Farad! Tilda! Cos'è successo? Perché sei qui? Ben nei guai, presto! Tilda! Aiutami, ti prego! Eccomi! Per fortuna non sono profonde queste sabbie mobili! No! La polvere di Shariman! No! Ma com'è successo? Scorrettamente corretto! E Farad dov'è? Non pensare agli altri! Solo chi ha l'aiuto della foresta può annientare il buco nero! Sei sola, vai! Vado! Anche se non so dove! Prendi il sentiero a sinistra, ma sbrigati! Riconosco la scorrettissima radura, non c'è dubbio, è qui che Papone ha trovato il buco nero. Il buco nero non c'è più. E adesso? Ormai tutto dipende da me, papà, Farad. Laila, guarda! Mrak, tutto questo molto Mrak! Posso crederci, correttamente meraviglioso! Vuoi giocare? D'accordo, mi arrendo, hai vinto! Grazie! Non lo farò mai più, pozzi e trivelle sgangherate. Non mangerò più un lampone nemmeno sotto tortura. Questo ti farà bene. Che accidenti è? Antiallergilla, e fai... Non potresti preparare una semplice pillola per una volta? Puntura di vecchio scorpione assicura sempre la guarigione. Meno male, siete qui, ce l'avete fatta. Dov'è Tilda? Ma come, non era insieme a voi? Con noi. Non preoccupatevi per Tilda, la foresta l'ha sempre protetta. 620, 621, ai! Grazie, quanta premura! È per me!
È tutta colpa tua se le cose vanno così storte. Da quando sei arrivata, Tilda non è più la stessa e nemmeno Farhat. Aspettare fa rima con mangiare. Non ci proporrà ancora quelle sue terrificanti polpette da beduini. Non sono polpette da beduini, sono borek. Sei sicuro che la pozione era giusta? Non passa. Non è colpa mia se hai trangugiato un quintale di quella roba. Insomma, basta. State qui a blaterare e a litigare senza senso quando là fuori Tilda può essere in pericolo. Dobbiamo fare qualcosa. Fidati di me, Farhat. Non devi preoccuparti per Tilda. Ehi, c'è nessuno in casa? Ah, Tilda, finalmente! Qualcuno vuole un po' di polvere magica? Correttamente corretto. Eravamo in pensiero. Già. La foresta ha dato a te polvere di Shariman. Tieni. Sei tornata. Papone! Vogliate scusarmi, adesso vorrei restare un po' da solo con mia figlia. Mi sentivo protetta. E poi la quercia mi ha fatto da altalena e mi ha cullato come se fosse... Io ti devo dare alcune spiegazioni. Te la ricordi, la tua mamma? È arrivato il momento di confidarti un segreto. Greta era l'unica guardia forestale di Silvermore, ma per lei non si trattava di un lavoro. Nella foresta si sentiva a casa. In paese la gente diceva che era un po' strana, un'eccentrica con qualche rotella in meno, ma per me era una fata. Non ho mai capito bene perché avesse scelto di sposare un rozzo minatore come me. Poi arrivasti tu, la più bella bambina dello Staffordshire. Appena poteva, Greta ti portava nel bosco. Oppure giocava con te per ore. È da lei che hai preso l'intelligenza e la curiosità per tutto ciò che era un po' insolito. Una brutta notte d'inverno ci fu un'alluvione. Rischiava di travolgere tutto. Greta volle a tutti i costi andare a controllare. Naturalmente io cercai di dissuaderla, ma quando si metteva in testa una cosa non cambiava idea. Anche questo hai preso da lei. Al momento di salutarmi ebbe come un presentimento. Pensa, Tilda, io cercherò di tornare quanto prima. Mi fece promettere che ti avrei cresciuta al meglio delle tue straordinarie potenzialità. Io giurai, senza nemmeno immaginare, che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei visto la mia meravigliosa, dolcissima fatina. Torna presto! Dopo settimane di ricerca fu data per morta, ma il corpo non fu mai trovato. Era scomparsa nella sua foresta. Il villaggio e la miniera si salvarono dall'alluvione grazie a una diga di tronchi e rami formatasi naturalmente. Nessuno spiegò mai quel miracolo. Io so che la mia Greta non abbandonò Silvermore e non ha mai abbandonato te. Per questo hai un rapporto speciale con la foresta. Questo privilegio ti ha consentito di sconfiggere il vortice. Chiunque altro sarebbe stato inghiottito. Ti voglio bene, grazie papà. Grazie per tutti questi anni. Ora scusami, ma sono un po' stanco. Para!